Allora, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi, come promesso, considerando che stamattina abbiamo fatto lezione a scuola su Meet, quindi non abbiamo potuto registrare in quanto c'erano problemi di connessione, vi registro quanto abbiamo fatto stamattina, più qualche altro problema. Quindi, la lezione di oggi vuole essere un compendio di problemi risolti, di problemi di scelta tra più alternative e alla fine poi vedremo un problema di scelta quando il modello è rappresentato da due funzioni. Andiamo a vedere che cosa succede. Allora, in Cominciamo. primis andiamo a risolvere questo problema numero 76. Una fabbrica dispone di tre diversi torni, T1, T2 e T3, per rifinire pezzi forniti da una fonderia. I costi di gestione dei tre torni sono i seguenti: T1, 0,15 per ogni pezzo rifinito, più €200 di spese fisse. T2, 0,65 per ogni pezzo rifinito, più 180 di spese fisse. T3, 1,65 per ogni pezzo rifinito, più €160 di spese fisse. Quale dei tre torni è più conveniente utilizzare in relazione al numero di pezzi rifiniti? Da questo testo andiamo a formulare il modello. Allora, problema 76. Allora, abbiamo detto T1, abbiamo detto costi fissi e costi variabili. Quindi abbiamo il primo Y uguale 0,15 X più 200. Quindi 0,15 per ogni pezzo rifinito, quindi X sono i pezzi rifiniti. Ok, Y rappresenta i costi. T2 Y è 0,65 X più 180 di spese fisse, 180. T3 Y uguale 1,65 X più 160. Ok, quello che noi dobbiamo fare è andare a tracciare queste tre rette con dei criteri ben precisi. Allora, andiamo a fare il piano cartesiano. Le quote sono 180, 200, 180 e 160. Allora, facciamo che questo è dunque 50, 100, 150, 200. Quindi 200, 180 e 160. Questi sono i tre punti dove deve passare, dove devono passare le tre funzioni, le tre quote. Adesso andiamo a calcolarci il primo punto di intersezione, intersezione tra T1 intersecato T2. Andiamo a vedere quanto vale. Quindi facciamo Y uguale 0,15x più 200 e Y uguale 0,65x più 180. Metodo del confronto, 0,15x più 200 deve essere uguale a 0,65x più 180. Quindi 0,15x meno 0,65x è uguale a 180 meno 200. Quindi meno 0,50x è uguale a meno 20. Quindi dividendo tutto per questo qui, viene che x è uguale a meno 20 fratto meno 0,50. 50. Quindi in questo caso x vale 40. Quando x vale 40, quanto vale y? Come faccio? Prendo il 40 e lo metto al posto della x. A questo punto vado a mi aiuto con la calcolatrice. Quindi 40 per 15 più 200 fa 206. Allora,
Quindi da questo sistema io trovo il punto P di coordinate 40 e 206. Andiamo a mettere. Beh, 206 è veramente piccino piccino qui. 40 è questo punto qua. Allora, 206 e 40 è qui. E qui passano quella che va la prima, che è T1, quindi 200, questa qui, T1, e poi passa quella col 180, T2. Ok. Voglio immaginare, spero, che T3 non sia ancora più pendente, vediamo un po' la pendenza di T3, e invece magari sì. Dunque, T1 è 15, T3 ha una pendenza più grande perché 1 è 65, allora mi conviene intersecarla con T2, che è la prima che incontra, guardando il grafico, altrimenti poi devo fare anche un terzo sistema. Quindi vado a fare T3 intersecato T2, Y uguale 0,65X. Tutte queste considerazioni geometriche le dovevamo fare ricordandoci la pendenza della retta col coefficiente angolare. Se non ve le ricordate e non le sapete fare, farete tre sistemi. Perché? Che cosa dobbiamo andare a vedere? Qual è la mia domanda? Quale dei tre torni è più conveniente utilizzare in relazione al numero di pezzi finiti? Cioè per pagare di meno. Qua stiamo parlando di costi di gestione. Quindi dobbiamo vedere il grafico verso il basso. E quindi dobbiamo vedere quante le rette che passano verso il basso. A questo punto, quindi, questa T3 deve, per essere la parte bassa, dobbiamo vedere questo primo pezzettino e dobbiamo andare a vedere che il primo pezzettino, presumibilmente, se è più pendente, toccherà la T2. Quindi, e qui abbiamo Y uguale 1,65X più 160. Anche qui facciamo, allora, metto prima questo, 1,65x, metodo del confronto, più 160 uguale 0,65x più 180. 1,65x meno 0,65x uguale a 180 meno 160. Quindi x uguale 20. Quando x è uguale a 20, Y vale 20 per, abbiamo detto la T3, T2, quindi T2, 20 per 0,65 più 180, 193. Allora, ecco qua. Allora, il punto P, questo è P con 1, questo è P con 2, 20 e 193. Andiamolo a prendere. 20, quindi la metà. 193 deve stare sicuramente, quella di prima quant'era? 206, 200, 193 sta qua, un po' piccina come scala abbiamo preso, eccolo qua, la retta deve fare così, questa è la T3. Allora, andiamo a vedere un pochettino, dunque, risultato, costi, quindi tutto ciò che sta sotto, quindi questo tratto qua e questo tratto qua. Quindi da 0 pezzi a 20 pezzi conviene T3. Da 20 a 40 conviene T2, da 40 in poi conviene T1. Naturalmente questo punto qua a 20 è indifferente scegliere tra T3 e T2, a 40 è indifferente scegliere tra T2 e T1. E questo è il primo problema. Procediamo. Secondo problema, l'abbiamo fatto stamattina.
Ad un tornitore da parte di una fonderia vengono proposti tre lavorazioni di rifinitura settimanali, L1, L2 e L3, con i seguenti compensi. L1 è 1,89 per ogni pezzo rifinito, L2 è 0,89 per ogni pezzo rifinito, più un compenso fisso di 600 euro. L3 è 0,35 per ogni pezzo rifinito, più un compenso di 870 euro. In relazione al numero di pezzi che pensa di riuscire a rifinire ogni settimana, quale compenso è più conveniente al tornitore? Andiamo a vedere. Allora, modellizziamo il problema. L1 è Y uguale 1,89x. L2 è Y uguale 0,89x più 600. L3 è Y uguale 0,35x più 8,70, dove Y questa volta è il compenso, quindi il ricavo, e X sono i pezzi. Problema inverso a quello di prima, si legge la parte di sopra. Allora, andiamo a fare il nostro piano cartesiano. La prima retta passa per l'origine degli assi perché non ha la quota. Poi 1 è 600 e 1 è 870. 600 e 870. Devono passare da qui, vediamo che succede. Cominciamo con L1 intersecato L2. Quindi Y uguale 1,89x, Y uguale 0,89x più 600. Andiamo a fare questi conti. 1,89x uguale 0,89x più 600. Quindi, partendo di qua, viene X uguale 600. E quando x è uguale a 600, y viene sostituendo 1134. Quindi quando la x è 600, la y è 70, 1134. Qui. Allora, prima retta L1, seconda retta passa dal 600 e quindi è questa qua. L2. Allora, io devo guardare la parte di sopra. Devo guardare la parte di sopra e quindi, dovendo guardare la parte di sopra e aspettandomi che questa retta, che la terza retta che parte da 8,70 ha un coefficiente angolare più basso, quindi deve andare grosso modo così, dovrebbe incontrarsi con la L2. Ok? Quindi L3 e L2 dobbiamo fare. L3 intersecato L2 fa Y uguale 0,89x più 600, Y uguale 0,35x più 8,70. Ancora col metodo del confronto, sempre 0,89x più 600 uguale 0,35x più 8,70. Cambiamo di posto, quindi viene 0,89x meno 0,35x uguale 8,70 meno 600. A conti fatti, x viene 500 e sostituendo una y a piacere tra queste due, la x ci viene 1045. Allora, dunque, 500, quindi un po' più basso, qua e qua, 1045. Questo è il punto. Facciamola passare così. L3, questo è 500. Allora, a questo punto dobbiamo andare a vedere il grafico e commentarlo. Vogliamo la parte alta, quindi il primo pezzo è questo, il secondo pezzo è questo, il terzo pezzo è questo. Quindi da 0 a 500 pezzi conviene, chi conviene? L3. Da 500 a 600 pezzi conviene L2, oltre i 500 pezzi conviene L1.
non ci sono limiti di produzione, quindi questo è quanto. Naturalmente, se io riesco a vendere 500 pezzi è indifferente L3 o L2, se ne riesco a vendere 600 è indifferente tra L1 ed L2. E questo è il problema numero 79. Andiamo avanti. Scelta tra due funzioni di tipo diverso. Un'azienda per la produzione della propria merce può scegliere tra due diverse lavorazioni che hanno le seguenti caratteristiche. Lavorazione A, costi fissi 125 euro, costi variabili 2,48 euro al pezzo, manutenzione 3,2% del quadrato del numero di unità prodotte in euro. Lavorazione B, costi complessivi 6,57 al pezzo. I pezzi prodotti dalle due lavorazioni vengono poi venduti a 7 euro ciascuno. La massima produzione consentita è 85 pezzi, quindi qua abbiamo anche un vincolo. Determiniamo la lavorazione più conveniente. È ovvio che in questo momento, avendo costi e ricavi, andiamo a vedere la funzione utile. Andiamo a modellizzare. Allora, per la lavorazione A, noi abbiamo i seguenti, la funzione costi. Costi totali sono 125 euro di costi fissi più 2,48x, quindi euro al pezzo, più abbiamo detto il 3,2% del quadrato del numero di unità prodotte, quindi è 0,032 del quadrato delle unità prodotte. Per la lavorazione B, la funzione costo totale invece è 6,57 al pezzo, 6,57x. Per entrambe le lavorazioni il ricavo, prezzo per quantità, è 7 euro per ogni pezzo. Allora, andiamo a vedere le due funzioni utili. Ricordiamo che abbiamo un vincolo di produzione. Vincolo di produzione. I pezzi X non possono superare gli 85. Allora, dunque, utile in A. Scriviamo Y, così siamo sempre con le stesse cose. Y uguale. L'utile è ricavo meno guadagno. 7X meno 125 meno 2,48X meno 0,032X quadro. Facciamo un poco di conti, quindi Y è uguale a meno 0,032x quadro più 4,52x meno 125. L'utile nel caso B è la funzione Y uguale ricavo 7x meno costi 6,57x. Quindi Y è uguale a 0,43x. Allora, questa è una parabola con il coefficiente A negativo, quindi fatta in questa maniera. Questa è una retta che passa per l'origine e crescente. Ok? Allora, se io voglio trovare quale mi conviene di più da un punto di vista di utile, devo andare a trovare le loro intersezioni e dobbiamo andare a disegnarle. Per disegnare la parabola andiamo a trovarci il vertice. Per trovare il vertice della parabola facciamo la derivata. Quindi y' per la parabola è meno 0,032 per 2x più 4,52. Quanto fa? Meno 0,064x più 4,52. Lo pongo maggiore o uguale di 0 e quindi viene che meno 0,064x maggiore o uguale di meno 4,52, cambio segno, minore o uguale di 4,52, x minore o uguale di 70,62. Quando x
vale 70,62. Quanto vale la y, quindi il punto del vertice? Andiamo a mettere questo qui all'interno della parabola. Più 4,52 per 70,62 meno 125 e fa 34,60. Quindi il vertice della parabola, ma perché il vertice, ragazzi? Perché 70,62 minore uguale più meno questo sale. Questo scende, parabola quindi in questa maniera qui, quindi concava verso il basso, e il vertice è 70,62 e 34,60. Queste sono le coordinate del vertice. Andiamo a vedere i punti di intersezione tra UA e UB, che a meno che non sia retta e parabola, non sia tangenti o esterne, ma immagino di no, ci saranno due punti. Quindi abbiamo y uguale meno 0,032x quadro più 4,52x meno 125 e la retta y uguale 0,43x. Anche qui metodo del confronto. Metodo del confronto che ci fa fare tutti i suoi calcoli. Deve essere uguale a 0,43x. È un'equazione di secondo grado, portiamo tutto dall'altra parte e andiamo a calcolare le soluzioni. Allora, viene meno 0,032x quadro più 4,09x meno 125 uguale a 0. X uguale meno b più e meno radice di delta. Se 4,09 per 4,09 è 16,72, quindi b quadro meno 4a C fratto 2a. Le due soluzioni sono 50 e 57 e 77 e 24. Ok, allora, quando due punti di intersezione. Punto P con 1 di coordinate. Quando la x vale 50 e 57, andando a sostituire questa qui dentro, mi viene 21 e 74. Punto P con 2, quando la x vale 77,24, la y, sempre andando a sostituire qua dentro, viene 33,21. A questo punto andiamo a fare il grafico. Allora, grafico cartesiano e andiamo a mettere 50 e 57, 77 e 24 e 70 e 62 è il vertice. Vertice che va, allora dunque, quando è 50 e 57 abbiamo detto 21 e 74. Quando è 77 abbiamo detto che è 33 e 21. Vertice deve essere un po' più alto, infatti era 34, capirai, 34 e 60. Dice esattamente qua. Parabola così, così. Retta. La retta parabolica
passa per questi due punti e dovrebbe passare dall'origine. Eccola qua. Quindi la parabola è U con A, abbiamo detto, e la retta è U con B. Ci ricordiamo ancora che abbiamo un vincolo. Il vincolo è 85. 85, grosso modo qua, è il massimo della produzione. Quindi x uguale 85, più di questo non può fare. Dobbiamo andare da questa parte. Cosa dobbiamo prendere per avere l'utile? Questa parte qua, la calotta e questa parte qua. Quindi 0, poi da 0, quindi da 0 a 50,57 conviene la soluzione B. Da 50,57 a 77,24 conviene la soluzione A. Da 77,24 a 85, cioè che è il massimo, conviene nuovamente la soluzione B. E questo è l'altro problema. Facciamone un altro Allora, simile. facciamo quest'altro problema, sempre con parabole, però in altra maniera. Un rappresentante di commercio ha una provvigione di 2,60 euro per ogni chilogrammo di merce venduta fino a 5.000 kg venduti mensilmente e di 2,70 per ogni chilogrammo venduto in più. Per svolgere la sua attività, sostiene ogni mese spese fisse di 600 euro e spese variabili per ogni chilogrammo di merce venduta espresse dalla funzione S di x 2,46 più 4 per 10 alla meno 6x, dove x è il numero di chilogrammi venduti. Attenzione ragazzi, dice per ogni chilogrammo venduto è espressa dalla funzione, quindi quella funzione va moltiplicata per il numero di chilogrammi venduti. Quanti chilogrammi di merce deve vendere mensilmente il rappresentante per ottenere il massimo guadagno? Massimo guadagno. Andiamo In questo a vedere. caso noi abbiamo due tipi di ricavi e un tipo di costo, ma non è la scelta tra due soluzioni, perché la situazione che cosa dice? Dice fino a 5.000 guadagno qualcosa, dopo 5.000 cambia la situazione. Allora vediamo un pochettino. Il ricavo della prima soluzione è 2,6x. Il ricavo per la seconda, e questo quando succede? Quando x è minore o uguale di 5.000 kg. Il ricavo nella seconda soluzione è invece 2,7x, quando x supera i 5.000 kg. I costi sono sempre gli stessi, abbiamo dei costi fissi per 600 euro e questi costi variabili che sono? Dunque, 2,46 più 4 per 10 alla meno 6x, tutto moltiplicato per x. Il che significa dire che per trovare l'utile noi dobbiamo andare a fare ricavo meno costi. Quindi abbiamo due tipi di... Abbiamo due, praticamente due parabole. Andiamo a vedere come. L'utile A è ricavo 2,6x meno, dunque facendo i conti, è 2,46x meno 4 per 10 alla meno 6x quadro meno 600. L'utile è questo quando x è minore o uguale di 5.000. L'utile in B è 2,7x meno 2,46x meno 4 per 10 alla meno 6x quadro meno 600 quando x supera i 5.000 kg. Svolgendo i conti abbiamo U di A che viene meno 4 per 10 alla meno 6x quadro più
0,14x meno 600 e UDB viene meno 4 per 10 alla meno 6x quadro più 0,24x meno 600. Boh, allora andiamo a fare massimo guadagno, quindi vogliamo andare a trovare le derivate e quindi il massimo utile. Allora andiamo a vedere un pochettino. Chi è U' di A derivata? Allora ragazzi, noi dobbiamo fare 2 per 4, 8, quindi è meno 8 per 10 alla meno 6x più 0,14. Ma che significa meno 8 per 10 alla meno 6? Quindi questo è meno 0,1, 2, 3, 4, 5, 8x più 0,14. U' di B è la stessa cosa, meno 0,00008x più 0,24. Allora, da qui cosa ci esce? Che x deve essere minore o uguale di 0,14 fratto 0,1, 2, 3, 4, 5, 8 e viene 17.000. E 500. Qui x deve essere minore o uguale di 0,24 diviso 0,1, 2, 3, 4, 5, 8 e viene 30.000. Ok. Allora, ma noi abbiamo detto dunque che cosa abbiamo detto? Che per x minori o uguali di 5.000 kg, noi andiamo a prendere la RA. Quindi fino a 5.000 kg andrà bene RA. Quindi l'utile massimo chi sarà? Siccome questa cresce, abbiamo il massimo, questa com'è sta parabola? Questa è la solita parabola che sta salendo e poi scenderà. Il massimo qui è a 17.500, ma noi però purtroppo dobbiamo prendere questo modello fino ai 5.000 kg. Quindi tutto quello che succede dopo i 5.000 a noi non interessa. Prenderemo questa prima soluzione solo da 0 a 5.000. Questa è UdA. Prenderemo U di B invece da 5.000 in su e quindi U di B da 5.000 in su, il suo massimo è a 30.000, ok? Allora la soluzione massima chi te la dà? Te la dà U di B, perché U di B sicuramente a 30.000 io vado a prendere di più. E quanto guadagno? Quindi U di B ci metto 30.000 dentro. E faccio meno 0,0, 2, 3, 4, 5, 4 per 30.000 al quadrato, sto mettendo qua dentro, qua dentro, più 0,24 per 30.000 meno 600 e mi esce 3.000. Quindi la soluzione massima me la dà la soluzione B a 30.000. La soluzione A, ripeto, non la posso prendere nel suo punto di massimo perché io ho il vincolo, prendo A fino a 5.000 kg. Dopo i 5.000 devo prendere la soluzione B. Quindi il mio profitto massimo avverrà se vendo 30.000, questo chili o cose del genere, chilogrammi di merce con la soluzione B per forza e viene 3.000 euro. Questo è quanto. Ok ragazzi, per oggi ci fermiamo così, quindi abbiamo fatto due problemi di scelta multipla con le rette, un problema tra rette e parabole e poi un problema che intrecciava due parabole semplicemente. Ok, la prossima volta risolviamo un problema che adesso vi assegno per casa e poi facciamo un riepilogo dei problemi del quinto anno. Arrivederci.